cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Anche la presenza di Tiziana Pesce, la figlia di Giovanni Pesce e di Mori, Mori bambina, Giovanni Pesce, comandante dei GAP, prima a Torino, poi a Milano, uno dei protagonisti della liberazione partigiana in pianura, e questo incontro oggi è un po' un abbraccio simbolico tra Tiziana, erede, no, della storia di suo papà, di sua mamma, di Giovanni e Nori, e coloro che nelle montagne sono riusciti addirittura a cacciare i nazifascisti, seppur per pochi giorni, però ci sono riusciti durante quei momenti topici, e poi in una sorta di abbraccio, filo rosso, collegamento tra la storia di chi ha lottato, ricominciando a liberare la Val d'Ossola, e Tiziana come protagonista del protagonismo dei suoi genitori a Milano coi GAP,
Abbiamo anche la mamma di Davide Cesare, ovvero Dax, uno degli ultimi compagni ucciso a Milano dai fascisti nel 2003, passato da poco l'undicesimo anno dalla morte, quindi anche la Rosa Piro, la mamma di Dax, ci racconterà qualcosa. Punto per il cortese invito all'iniziativa promossa a San Giuliano Milanese in ricordo e commemorazione del 70° anniversario della Repubblica dell'Ossola. Sarebbe stato il mio vivo desiderio parteciparvi, ma con grande rammarico sono costretto a rinunciare, in quanto concomitante con impegni istituzionali assunti in precedenza e non rinviabili. Ho piacere che in questa occasione venga evidenziato il ruolo avuto da Domodossola, città medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza, che nel settembre-ottobre 1944 fu sede della giunta provvisoria di governo, nonché capoluogo dei territori liberati della Val d'Ossola, nota al mondo intero come Repubblica Partigiana dell'Ossola, per l'esempio di democrazia e di autogoverno assicurato nel suo breve periodo di esistenza, circa 40 giorni, in un'Europa ancora largamente occupata dai nazisti. Mi auguro che iniziative di questa portata siano destinate a moltiplicarsi per tenere sempre viva l'attualità dei valori della Resistenza e della Costituzione antifascista da parte delle istituzioni quale patrimonio comune per garantire la convivenza democratica e la libertà dei cittadini. Nel ripresentarvi ancora le scuse per la mia involontaria assenza e mio desiderio far pervenire i sensi della più viva partecipazione a tutti i presenti. Colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti con stima il sindaco di Domodossola, Mariano Cattrini. Come allora, 70 anni fa, quando dopo le battaglie in montagna si è calati al piano finalmente a scopar via tutto quel marciume che c'era, no? E con me ho portato tre validi rappresentanti, cioè coloro che non sono stati a guardare, ma dalla prima ora, adesso noi li vediamo un pochino anziani, ma allora erano dei giovanotelli bene altanti, insomma, vero? E là sulle montagne, insomma, la loro stagione l'hanno fatta ed era stata dura sicuramente, perché poi specialmente l'inverno 44 di neve ce n'era parecchia. Abbiamo Luigi Foanna con la sua medaglia d'argento, gli ho imposto di metterla, per lui è sempre un po' timido, non vorrebbe metterla, ma dico l'hai guadagnata, è giusto che la fai notare e la porti. Abbiamo Franco Sgrena, che oltre al partigiano, colui comunque è sempre rimasto molto attivo anche nell'amministrazione pubblica, nel civile, cioè non si è mai ritirato, è ancora tutt'oggi è sulla breccia, o comunque sono sempre sulla breccia, perché sono di una pasta, di un temperamento che non mollano, nonostante insomma le primavere siano passate. E abbiamo Arialdo Catenazzi. Allora, ci siamo i due partigiani della parte Ossola, Val d'Ossola, ma non lasciamo fuori il Verbano, ed è rappresentato da Arialdo Catenazzi, cioè la provincia praticamente Verbano-Cusio-Ossola è quella che ha visto le varie formazioni partigiane tra la Val d'Ossola, adesso qui si dice l'Ossola, ma comprendeva Verbano-Cusio-Ossola e buona parte della Valsesia, che erano poi le forze garibaldine che andavano dalla Valsesia alla Val d'Ossola, così a seconda della necessità. Permettetemi solo di richiamare un pochettino la memoria di quello che fu quell'esperienza. Breve, la faccio breve. Ci sono, diciamo, la Repubblica dell'Ossola tra tutte le varie repubbliche che ci sono state è quella che si è un pochino distinta, perché diciamo così, i militari hanno conquistato sì la città, ma l'hanno subito consegnata il giorno dopo, pensate, il 9, la notte tra il 9 e il 10 c'è stata la liberazione, le trattative per la liberazione. Subito dopo c'era una giunta di civili, cioè neanche un giorno hanno tenuto il potere i militari, l'hanno subito consegnata ai civili e i civili si sono dati da fare. Noi oggi dovremmo andare un po' a rispolverare quelle aspirazioni, quello che era, diciamo, quello spirito che aveva dato a questi giovani di allora, 15, abbiamo l'esempio di Luigi che, insomma, 14, 15, cosa ne avviene?
14 anni, pensate, 14 anni, scappato di casa, la mamma che voleva portarselo a casa e il comandante partigiano che dice: è inutile signora che lo porti a casa, ha capito il temperamento del ragazzo e ha detto: guardi, se lei lo porta a casa domani scappa e ritorna qui. Mario Codegaggia, detto Mariolino, a 18 anni è caduto in Valcesia, è un onore per Borgo e per San Giuliano. Abbiamo pensato di fare questo piccolo regalino a loro, insomma, è un modo di dare un momento di affetto, un gesto di simpatia. Luigi Fovanna, medaglia d'argento, giusto? Medaglia d'argento al valore militare, gli diamo questo regalino. Caro Luigi, è solo un pensierino, però, per il papà della nostra Giuliana Sgrena, che sarà a San Giuliano il 14 di aprile. Giratela così. Grazie, molto gentili. Guardate.